cominciamo da ciò che si è appena chiuso, ovvero il raduno della nazionale Under 17, una nazionale che prepara i campionati europei, una nazionale che oltre a tutti i ragazzi del Campus Italia ha visto l'integrazione anche di altri 5 ragazzi provenienti dai club. Sì, è stato uno stage diverso da tutti quei fatti in questi 4 anni, perché è bastato chiamare 5 giocatori che, unendosi al gruppo del Campus, ha potuto far sì che 3 giorni siano stati di allenamenti intensi per la nazionale Under 17. È bene farlo perché ogni tanto si dà la possibilità a questi ragazzi che non vediamo tutti i giorni di capire quali sono i loro progressi e poi in seconda battuta anche chiaramente quelli di costruire un gioco, quindi di migliorarli nei sistemi di gioco che quotidianamente al campus stiamo provando. È chiaro che i discorsi cambiano di biennio in biennio, però a tuo avviso rispetto a queste prime indicazioni come si colloca tra le 16 europee, tra le 16 scuole della pallamano europea, diciamo, l'Italia? Direi che i lati positivi che c'è in questa annata 2004-2005 è che ci sono più di 2 giocatori in ogni ruolo. Questo ci fa capire che tutto l'anno noi potremo vedere il loro sviluppo e alla fine scegliere chi sarà più pronto ai prossimi europei. E sicuramente questo ci dice che potremo fare un gioco di alta intensità per poterli appunto sfruttare. Diversa era la situazione degli juniores di quest'anno, dove in Croazia, avendo una panchina ridotta, abbiamo dovuto un po' adattare il gioco a questa situazione. Direi che questo con la nazionale 17 non è così, perché abbiamo un gran numero di giocatori. Venendo all'attività quotidiana del Campus Italia, la settimana scorsa è arrivata una partita molto equilibrata con l'Ambra, una partita giocata punto a punto come quella precedente col Chiaravalle, diversamente però questa volta è arrivata una sconfitta. Sì, è stata una sconfitta meritata, perché di fronte al gioco, che questa volta devo dire ha funzionato bene, abbiamo sbagliato troppi tiri, molte volte bravo il portiere dell'Ambra, molte volte lo abbiamo letteralmente colpito e questo è stato determinante. Poi un po' di sfortuna alla fine della partita, onestamente bisogna ammetterlo, e la partita è andata così. Adesso avete dovuto lavorare anche sull'aspetto mentale, io ho visto alla fine Medicina molto deluso, no? E anche la delusione poi dopo una sconfitta, anche se questa squadra non fa classifica, fa parte del gioco e si reagisce anche a quella. Per fortuna c'è la delusione, perché ricordiamoci che noi dobbiamo cercare di vincere, perché tutto quello che facciamo in settimana deve essere poi riportato al sabato sulla partita, però anche dalle sconfitte si impara molto. E visto proprio che non facciamo classifica, il rischio che magari i giocatori prendono alla leggera la partita era un rischio alto. Invece, come hai appena detto, non solo sul volto di Medicina ma su tutti i ragazzi, compreso il sottoscritto, abbiamo provato dispiacere e delusione di una sconfitta, e questo è positivo anche questo. Trasferta contro San Lazzaro. Sì, è come penso nelle ultime partite di Chiaravalle e Ambra, sarà una partita super combattuta, quello che ci serve, perché per far crescere questi ragazzi ci occorrono partite da vincere punto a punto, e quindi mi aspetto un'altra partita tirata che non fa altro che bene al miglioramento dell'esperienza di questi ragazzi.